l'azienda familiare oggi è il segreto per una lunga vita. Sì, perché lo fai, lavori in campagna con passione e cerchi di essere più innovativo possibile per essere più competitivo e avere sempre un passo avanti rispetto agli altri. E secondo me solo a livello familiare si può produrre alcuni prodotti particolari in campagna. A proposito di prodotti particolari, ha iniziato tuo padre a lavorare in campagna con quella che era una cultura tradizionale per il nostro territorio, gli agrumi. Gli agrumi, sì. Poi voi vi siete evoluti e adesso addirittura ultimo prodotto, il caffè. Com'è nata l'evoluzione? Perché? Allora, nasce che inizialmente, dopo che abbiamo estirpato l'agrumeto, che già era in biologico, abbiamo iniziato con gli ortaggi. Gli ortaggi andavano, sì, però poi abbiamo avuto il problema che esportando al nord Italia non si vendevano, oppure non ti valorizzavano il prodotto per come è realmente il prodotto. Quindi abbiamo iniziato nel 2006 con la vendita diretta. Questo però ha comportato che dobbiamo avere un paniere di prodotti ampio, perché un cliente se viene qua deve comprare un po' di tutto. Quindi nasce un po' per caso con i frutti esotici. Anche perché voi credo che avete fatto un ragionamento, il pomodoro, la zucchina, diciamo nel territorio la producono in tanti. Sì. Chi biologica, chi no, ma è comunque un prodotto conosciuto. Ma la banana, il mango, la papaya, non tutti insomma hanno questo tipo di produzione, quindi voi avete iniziato a distinguervi. Sì, essendo in biologico noi ci facciamo un conto, anche se esistono in commercio dei prodotti come la banana in biologico, facciamo noi un ragionamento. La banana che viene dal Centro America, per arrivare qua, il biologico si perde per strada, perché l'inquinamento che crea questo prodotto per arrivare qua non è più alla fine un prodotto. Sì, è sempre buono da mangiare, però l'inquinamento che crea è dannoso per il nostro pianeta. Quindi abbiamo cercato di accorciare la strada, quindi producendolo noi qua. E quindi abbiamo iniziato prima con la papaya, poi con le banane e poi abbiamo iniziato a piantare altri prodotti come mango. Il caffè l'abbiamo piantato come articolo, però non ci dedicavamo molto a questo prodotto. L'anno scorso, grazie all'input di alcune persone che mi dicevano che non si poteva produrre caffè in Sicilia, mi sono dedicato a queste piante che avevamo da un po' di anni e gli ho fatto fare la fioritura e quest'anno abbiamo assaggiato il nostro primo caffè. Ma tra l'altro la Sicilia probabilmente ha un clima che si presta a tante colture, voi però date una mano d'aiuto perché le banane ad esempio le producete in serra per creare un clima più simile a quello dove le banane sono ambientate naturalmente. Sì, le banane, ma anche la papaya e il caffè stesso, dobbiamo creare un ambiente simile alla loro origine, che dobbiamo creare un'umidità giusta, una temperatura adatta per loro, quindi anche il substrato del terreno, lo strato del terreno che noi cerchiamo di mantenerlo più attivo possibile solo con sfalci e non lavorare al terreno, quindi cerchiamo di ricreare proprio l'ambiente adatto per loro crescere bene e avere degli ottimi risultati. Queste sono banane normali, quelle grosse? Queste sono le Cavendish, questa è una varietà Cavendish Darf delle Canarie, quindi bassa, ci serve una varietà bassa per non oltrepassare la serra. Abbiamo altre varietà di banane però in poche quantità, tipo il mini banano, il banano rosso, banano mela, un po' di platano ce l'abbiamo pure, però il grosso della nostra produzione come banane abbiamo tutto Cavendish. Potremmo vederle un giorno noi conosciamo la banana Chiquita, la classica, col bollino orto di nonno Nino. Già c'è, già esiste, già abbiamo il nostro bollino come per i frutti esotici. FEBS, frutti esotici biologici siciliani. Qual è il frutto esotico che va meglio in Sicilia?
Allora, che va meglio in Sicilia è il mango, però è solo per un periodo dell'anno. Invece noi abbiamo puntato molto sulla papaya, perché uno, perché produce tutto l'anno, due, perché le proprietà che ha la papaya il mango non ce l'ha. È ricchissimo di vitamina C, antiossidante, beta carotene, i semi vengono usati come vermifugo naturale, come anticoncezionale naturale. La papaya ha pure un enzima che si chiama papaina, che fa bene all'intestino. Anche la polpa stesso fa bene all'intestino, regolarizza l'intestino, invece di prendere tutti questi prodotti particolari che fanno molta pubblicità oggigiorno. E poi i semi stessi li usano pure per ridurre il progredirsi dell'Alzheimer e del Parkinson. Lavorati in una certa maniera, vengono pure, so di alcune ricerche che li usano pure per problemi alla tiroide. Ma ti risulta che i frutti esotici, tra le tante qualità, siano anche, diciamo, stimolanti dal punto di vista sessuale? Pure. Sì, la papaya è una di queste. Quindi poi, per una cena al lume di candela, la papaya, sì, è consigliata? Sì, ma anche il mango. E invece il passion fruit è energizzante, perché noi abbiamo sia il passion fruit che il maracujá, che è il frutto, se è pure una passiflora, giallo, che viene un po' più grande rispetto al passion fruit. E invece il gusto del caffè dell'orto di Nonno Nino qual è? Allora, il gusto del caffè è molto intenso, e tra l'altro ti rimane il sapore del caffè per almeno un'ora e mezza in bocca. È una varietà, sono delle varietà arabiche, arabica, e praticamente non è come il caffè che siamo abituati noi a bere, che è cremoso, perché non essendoci la robusta ti viene un po' più acquoso, però la cosa che importa è il sapore che ti rimane in bocca. Tutti nel mondo conoscono il caffè, ma pochissimi sanno qual è la pianta di caffè. Questa è una. Questa è una delle nostre piante di caffè, dove quest'anno già abbiamo assaggiato il nostro primo caffè. È in piena produzione. Se vedete, ci sono tutte le ciliegie ancora verdi. Verranno raccolte nel mese di fine marzo, primi di aprile, quando sono dentro belle. Ogni ciliegia di queste ci sono due chicchi di caffè, che poi verranno raccolti, verranno lavorati per... Vengono fatti essiccare? Viene prima fermentato e poi vengono fatti essiccare. Anche la buccia è molto ricca di sostanze nutrienti. Infatti è dolce come sapore. E ci fanno delle tisane. È molto... La buccia praticamente, facendo le tisane, ti rilascia quelle sostanze che il chicco non ti rilascia, il caffè verde. Ma voi avete una grande produzione di caffè? Allora, queste sono le nostre prime piante. Ora a marzo metteremo a dimora un 400 piante per la grossa produzione. Tu hai detto che strutturalmente ha una qualità diversa, però il gusto... Il gusto, sì, il gusto è buono. È arabica, viene un po' più acquoso. L'arabica è così, quindi a marzo metteremo queste piante a dimora e poi entro un anno e mezzo già inizieremo a fare i primi raccolti. Venire a comprare in azienda il caffè sarà impossibile? Non lo so, vedremo in futuro come ci organizziamo. Ancora è tutta una cosa nuova per noi, quindi dobbiamo vedere. Penso di sì, venderemo pure il nostro caffè in azienda.